Muoi dirlo con un due, ma ciao. Signore e signori, buonasera. Noi botto a scahoile o dri. Vi ringraziamo per essere qui presenti. Dopo una lunga, lunga tournée. Ciao! San Felice sul Panaro. Eccoci ufficialmente a San Felice sul Panaro. Ma prima di iniziare lo spettacolo, un'avvertenza. Essendo questo uno spettacolo ad alto, alto contenuto erotico, depressivo, molto depressivo, finisce male, malissimo, una tragedia, sì. Le seguenti categorie a rischio sono invitate ad abbandonare la sala. Donne state interessante, cardiopatici, portatori di pacemaker e titolari di avviso di garanzia e carta C. Le seguenti categorie sono pregate di abbandonare la sala. Toledo. Subito, prego. Ci sono donne state interessante, cardiopatici, portatori di pacemaker, titolari di avviso di garanzia, carta C. Noi ve l'abbiamo detto, eh? Volete rimanere? Sicuri? Sicuri, sicuri, sicuri? Allora, cazzi vostri. Il maestro Andrea Ceccon ha le corde vocali. La favola dell'inizio del mondo. C'era una volta una medusina bella rosea in fondo al mare, ma la medusina aveva un problema. Lei poteva mangiare soltanto quello che le portavano le correnti sottomarine. Plankton, brandelli di scaglie di pesce, forfora di gamberetti, un gamberetto, dove va, dove va, dove va? E la medusina aveva una gran fame e pensò: ma se io mi evolvo e mi faccio crescere un tentacolino, e con quel tentacolino io posso andare un po' più lontano e io quel gamberetto me lo mangio? E così, dopo un migliaio di anni, la medusina si era evoluta. In una bella medusona. Con i suoi bei tentacoli. E tutto quello che passava vicino lei se lo pappava. Ma poverina, lei ingoiava, digeriva malissimo. E penso, ma perché? Ma perché? Perché io non ho una bella coda per muovermi un po', magari digerisco meglio. Perché? Perché? Dei dentini, è chiaro. Qui ci vorrebbero dei dentini per tritare il cibo. Mangerei meglio, digerirei meglio e io vivrei meglio. E così, dopo un altro migliaio di anni, ecco che la medusona si era evoluta. In un bel pesciotto, gelatinoso, bruttarello, ma butta via, c'è una fila di denti.
e tutto quello che vedeva lui si rimpinzava. Basta, gamberetti. Guarda là, fuori dall'acqua, dove c'è quella luce meravigliosa. Forse là c'è una terra con ghiotte prede, deliziosi bocconcini. Ma perché? Perché io non ho dei piedini, eh? Perché io non posso respirare fuori dall'acqua? Cambierei un po' questo panorama. È sempre mare e gamberetti. Che palle, se avessi le palle. E così, dopo un altro migliaio di anni, ecco che il nostro pesciotto si era evoluto. In una bella ranotta anfibia, con una bocca grande e una lingua lunga che saettava e prendeva gli insetti. E i vermi. E gli insetti. E nuotava nella palude. Crawl. Rana. Oh, guarda là, sopra là, quegli alberi, quegli uccelli grossi. Io li voglio prendere, Oh, che zampe! Maestro, cos'è? Ma deve essere buono! Io lo voglio prendere, io lo voglio mangiare, io voglio delle zampe un po' più lunghe, sì, più lunghe! E infatti dopo un altro migliaio di ecco che diventa un bel rospantropopipede che saltava e divorava, saltava e divorava, che palle! No, non mi basta, va bene? Non mi basta. Io ho freddo, sì. Io voglio pelo. Sì, voglio il pelo. Voglio delle zampe più perfezionate. E voglio il pelo. Ne voglio tanto. E infatti, dopo un altro migliaio di ecco che diventa un... Una cosa tutta pelosa. Bipede, con le sue belle mani e i suoi pollicioni, che poteva infilarseli nel naso, e trick tirava le caccole, e trac prendeva gli animali più grossi, li strangolava e li mangiava. Schifo crudi. E infatti la cosa pelosa dopo un altro migliaio di anni diventò il... No, aspetta! Pithecanthropus erectus. Cinghialetto. E badabam su suo cugino. Ah, ma sei deficiente! Gli aveva fatto girare i maroni. Ah. E poi il fuoco. E vai con l'arrosto. E poi la digestione, e vide la femmina. Si chiamava Pithecanthropus erectus. Si eccitò e la femmina. Ma giù le mani, ma sei un mostro, evolviti. Perché cosa fa? Non lo so cosa devi fare. Inventa un arnese, un utensile. Cos'è? Oh mamma, come ha messo male questo qui. Sai qualche cosa che sia utile?
Tu inventi una cosa che sia utile e io sarò tua. Così invento. E vide per terra una pietra di forma strana. Il Pithecanthropus la prese e pensò: ma se io questa pietra la levigo e ne faccio una cosa utile? Lei penserà che sono intelligente, no? E mi amerà! E così la levigò! E ne fece un... Cos'è? Pronto? Pronto? Ma non c'è campo! Era nato l'Homo sapiens! Pronto? Sto facendo uno spettacolo, pronto? Creatura recentemente apparsa, ma ormai tristemente nota, il suo dramma non è il cellulare, ma la dipendenza. Il non poterne fare a meno nei luoghi più scomodi e nelle situazioni più improbabili. È per questo che viene chiamato il DDT, drogato da telefonino. Il DDT, per esempio, entra in un bar, sta bevendo un cappuccino, gli trilla il cellulare. Il DDT può continuare a bere con la destra, rispondere con la sinistra o intingere il cellulare nella tazza, attaccarsi la brioche all'orecchio. Capisci più niente. Lui deve rispondere sempre, in qualsiasi situazione, occasione e posizione, perché vive la vita con la prerogativa dell'effetto Colt. Lui no! Sentire il trillo di un cellulare senza estrarre di tasca l'arma. Lui risponde velocissimo non solo al trillo del suo cellulare, ma anche al trillo di quello del vicino, al trillo dei telefoni in televisione e in campagna al canto dei grilli. Ma c'è un evento che mette totalmente in crisi il cellularista DDT. Quando entra in un locale e scopre che in quel locale il suo cellulare non riceve segnale. Questo evento lo atterrisce come se gli si fosse fermato lo stimolatore cardiaco. Il cellularista di DDT comincia a percorrere la stanza in lungo e in largo. Striscia contro i muri, sale sui tavoli alla disperata ricerca di una tacchetta di vita della sua creatura. Parla la mamma, balla, rispondi. Le avrete viste anche voi, cellularisti di DDT, nelle seguenti posizioni. Modello Statua della Libertà. In piedi sul tavolo col cellulare rivolto verso il soffitto. Modello gogna. Busto proteso, fuori dalla finestra, braccio allungato, congelato. Modello frontiera, deambulante, avanti e indietro, avanti e indietro, attraverso la porta, fra un vortice di spifferi e proteste. E modello eremita, seduto sul cesso tutta la sera. Quello è l'unico punto dove prende. Guarda. Cosa devono dirsi? Qual è la necessità che li spinge a stare attaccati a questi cellulari? Vi facciamo sentire alcune telefonate di cellularisti DDT. Questa la chiamiamo una telefonata progettuale. Sì, io sono qui. Tu dove sei? Ah, dopo dove vai? Ah, allora ci sentiamo stasera? No, stasera non lo so. Perché tu dove vai? Ah, sì, forse vengo anch'io. Ma te ci sei? Senti, allora ti telefono per sapere se ci sei. Se no mi dici dove sei o dove sei domani. No, io domani sto qua. Perché? Te vai via o stai qua? Ah, senti, se vai via magari mi chiami che ti raggiungo?
Se no ti chiamo io per dirti che non vengo, che è inutile che mi chiami. No, signora, aspetta un attimo. Ma tu per le vacanze, ma dove vai? No, no, io non ci torno là. Ah, perché te ci torni? Senti, se ci torni magari mi chiami? Se no magari se ci torno io magari ti chiamo, No, aspetta un attimo, ma tu a Capodanno, ma dove vai? Una conversazione irosa. Che cazzo vuoi? Scusa, ma dove cazzo eri ieri sera? E io che cazzo ci posso fare? Ma direi che vado a fare in culo lui e tutta la sua baracca. Ma non me ne frega un cazzo, sono cazzi tuoi. Sì, sì, amore, ciao, 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 ciao. Telefonata urgente di lavoro. Pronto, sono Borghi, c'è il dottor Lamanna? Dottor Lamanna? Ah no, scusi, sono Borghi, sì, sì, cercavo il dottor Lamanna. Dottor Lamanna, sono Borghi. Ah, non è lei? Senta, ma per favore, ma me lo può passare da lì? Sì, sono Borghi, Borghi, cercavo il dottor Lamanna. No, abbia pazienza, senta, scusi, santo Dio, un'ora che mi dite che me lo passate o non me lo passate, l'ho passato o non me lo passate. Borghi, sono sempre Borghi. Come, cosa voglio? Voglio il dottor Lamanna! Lamanna? Oh, Lamanna, ciao, sono Borghi. Senti, ti posso richiamare fra un'oretta che adesso da fare? Una conversazione porno amicale. Vuoi là, vecchio maiale? Guarda che lo me la racconti giusta. E ti ho detto che quella lì è una porca. E tu gli hai messo la mano. E mi fa ridere che c'è gente. Com'è che ti ha chiamato bel cazzone d'oro? E tu, Giulio, cos'è che gli hai detto? Come non sei Giulio? Scusi, con chi parlo? Nico! Nico, senti, sono qua al negozio, ma la camicia verde a righe grandi, no, non ce l'hanno. Ce l'hanno verde ma righe piccole, chiare, Piccole quanto? Ma Nico, saranno un capello, Capello mio, un capello tuo? No, guarda, è inutile che discutiamo, la taglia è 54. No, non c'è, non c'è, non c'è. Nico, c'è la 52. E no, non lo so se ti va bene, sai. E no, dovresti misurarti il collo. Sì, sì. Ah, bella idea. Vai un po' a prendere il metro? Sì, sei col cordless? Guarda, dovrebbe essere sulla cassettiera bianca. No, quello rigido, Nico. Quello della sarta. Lascia giù la cassetta degli attrezzi. No, Nico, non c'è bisogno che ti tratteggi. No, no, no. È un geometra. No, per favore, Nico, dammi retta. Fai una cosa, trovi il metro, ti misuri il collo, dopo mi richiami. No, richiamami, è che mi devi aiutare a comprare il formaggio. Una telefonata strategica. Pronto, Nerio, ciao, sono Augusto. Se senti questo messaggio nella segreteria del cellulare, lascia un messaggio nella segreteria di casa mia, perché adesso vado a fare la sauna e lì il cellulare non prende. Comunque, quando esco ti chiamo e se non ci riesco, se ti trovo ti lascio un messaggio in segreteria telefonica a te. Oppure facciamo una cosa, tu lascia un messaggio in segreteria telefonica a casa mia che cerco di fare un trasferimento di chiamata e se non ci riesco ti lascio in segreteria un numero dove puoi lasciare un messaggio dove dici a che ora il cellulare è acceso e così ti chiamo. Insomma, facciamo qualcosa. Ciao, ciao, niente, ciao. Ah sì? Perché? A Capodanno non esci? Perché? Sei malato? Molto malato? Senza speranza? E dopo morto dove vai? Allora magari chiama che ti raggiungo, sai? Se no ti chiamo io per dirti che non vengo, che è inutile che mi chiami. Mi chiamo Isotta. Modestamente sono una VIP, vacca italiana. Pezzata. Vivo in un allevamento modello, filo di fusione,
mungitrice automatica California Legend e spazza buazza a vapore. Nel mio box siamo sette, molto amiche come usa fra noi mucche, e noi parliamo sempre dei nostri sogni, del nostro futuro. Perché? Se gli umani ci hanno messi in un posto così bello, è sicuramente per prepararci a qualcosa di grande e di piacevole. Scusate, mi dimentico sempre, mica educato a parlare con la bocca piena. Vi presento le mie colleghe. Genziana, lei non è nata qui, no, è una vacca dal peggio. Ci racconta sempre con nostalgia della sua stalla a Gressonei, senza il riscaldamento, e di quando la mamma la portava a veder passare il treno. E di quanto è buona, te non lo sai, quanto è buona la Macedonia di margherite, ma condita col piscione caldo. Questo scandalizza moltissimo Samantha, mucca assai snobrazza, butirrifera Jersey. Lei si crede irresistibile e ci racconta sempre che, beh, una sua bisnonna posò per il pittore Segantini. I più maligni dicono che posò per Guernica di Picasso. Ha due tette colossali, siliconate. Col suo latte non fanno le mozzarelle, fanno delle palle da tennis. Quando viene il veterinario per controllarla, fa delle roteate di coda, degli sbattimenti di ciglia che t'ammali dallo spiffero, eh? Infatti, secondo Teresa, ma un po' vacca! Teresa è una bovina mistica, puritana. Lei ascolta solamente musica sacra e il suo sogno è di, è di lavorare in un presepe, sì. Quando viene il veterinario per controllarle le mammelle, lei diventa tutta rossa e gli ripete: non lo fa per piacere mio, ma lo fa per piacere a Dio, va bene? Poi c'è Umbertina, vacca padana, assai fiera delle proprie origini, né? Suo papà si chiamava Eridano, sua mamma Luganiga. E poi c'è Cordelia, poetessa intellettuale, lei ascolta solo musica classica e il suo idolo è Riccardo Miti. Una volta, ma per scherzare, le abbiamo fatto sentire all'altoparlante Laura Pausini. Wayne non ha fatto 70 kg di ricotta acida per lo shock. E poi c'è Palmira, giovane progressista. Lei non ha voluto la radio, ha voluto la televisione e sta lì ruminando palinsesti su palinsesti 24 ore al giorno. Ha tatuato qua sul filetto la scritta No Future e fuma di nascosto erba medica. E così la vita all'allevamento scorre placida, monotona. Pasto, mungitura, altro pasto, rimungitura. Non spengono mai la luce. Meglio, meglio, dormiamo poco, produciamo un sacco di latte. Abbiamo due grandi divertimenti, i pettegolezzi e le gare di buazze. Spiego, pettegolezzi si sanno, va bene? Gare di buazze, praticamente ci sfidiamo, chi la fa più grossa e rotonda, deve essere, vince. Io faccio delle robe che mi chiamano Giotto, anche se una volta devo ammettere Genziana ha fatto su, non so, un personaggio di Guerre Stellari, era una roba. La sera noi ci mettiamo lì e cominciamo a sfidarci alla buazza. Un sacco di schizzetti, non va bene. Dopo si misura, va bene? Chi fa la merda più grossa vince. Questo gioco l'abbiamo chiamato Auditel. È così, la vita all'allevamento andava avanti, va bene?
un pettegolezzo, una buazza, un pettegolezzo, fino a quando un giorno, un brutto giorno, arrivano gli inservienti e portano via Genziana. E lei dice: che bello, che bello, finalmente riavrò il mio campanaccio, ritroverò la mia stalla, arrotola il poster del Monte Rosa e ci saluta contenta. Mi. Invece Palmira, che aveva appena visto la televisione, dice: spacciata, spacciata, è chiaro. E sì, perché lei per metà è di sangue francese. Si suppone che sia portatrice di un morbo che si chiama encefalite spongiforme. Sarà abbattuta. Non ci credo, te guardi troppi film alla tele, no. Dopo 3 giorni ci cambiano pastone. Ci danno una roba. Ma io questo sapore lo conosco, ma cos'è? Palmira dice: stai scherzando, c'è qualcosa di strano in questo mangime. Dobbiamo assolutamente capire che cosa contiene. Mangime contenente soia transgenica, moltiplicatori della lattazione, antibiotici, proteine di origine animale. Di origine animale, di origine animale, di origine animale. Ecco di che cos'era! Animale. Ma ecco che cos'era quel sapore! Ma era piscione! Ci hanno dato da mangiare i resti di Genziana! Io mi sento male e vomito tutta la notte. Palmira, Palmira, un incubo terribile dove sogna di essere munta da Michele Cucuzza. E Cordelia, Cordelia ci invita a riflettere sulla caducità della vita bovina e compone la seguente poesia. Che cos'è la vita infine, eh? Oggi siamo qui, domani scaloppine. Ma il peggio doveva ancora venire, sì, perché sono arrivati, hanno portato via Umbertina e noi abbiamo tremato tutte per la sua sorte. Umbertina è tornata, strana però, eh. E ci ha spiegato che, beh, insomma, lei è stata scelta per un corteo padano, eh. L'han tutta dipinta di verde, l'han portata in città e ha dato la coda a Bonsi. Sente che la sua vita non sarà più la stessa. Poi mi guarda e mi fa: senti te, ma te da dove vieni, eh? Umbertina, son toscana. Terona! Il giorno dopo comincia a muggire e a urlare: il mio latte, te stai scherzando, vero? Il mio latte, ah, ah, il mio latte non finirà mai nelle scamorze del sud improduttivo. E aspetta il veterinario, che è siciliano, e pam, lo scalcia. La portano via con la bava alla bocca, che lancia oscure minacce agli gnu africani e alla magistratura. Palmira ci informa della situazione. Hai capito? Hai capito? C'è un'epidemia, eh? C'è un'epidemia che si chiama mucca pazza. Isotta, mucca pazza, certo. Gli umani ci hanno contagiato con i loro mangimi cannibali. Beh, guarda, adesso siamo noi che contagiamo gli umani. Capito niente. Gli umani ci hanno contagiato. Adesso siamo noi che contagiamo gli umani. Ma che ipocriti! Ma che ipocriti! Ma come, scusa, come... mucca pazza! Ma noi eravamo degli erbivori! Ci hanno fatto diventare dei carnivori! Adesso la colpa sarebbe nostra! Mucca pazza! Sarebbe stato meglio chiamarlo commerciante di mangimi stronzo! No, mucca pazza! Come se loro non mangiassero sempre i cibi avvelenati da loro! Cos'è il vino? Cos'è all'antigelo? O i formaggi al polistirolo? Guarda, mi arrabbio così tanto che mi viene tanto da tremare dalla rabbia! Sì, brava, così mi portano via anche me! Rumina, sta calma e rumina. Per fortuna arriva una buona notizia. Samantha è stata scelta per la monta. Ma non veniva prima la I? Conoscerà biblicamente un bellissimo toro. E noi,
Noi le acconciamo la coda con le treccine rasta, le lucidiamo le corna col fiddle. Com'è bella quando va via, come la invidiamo. Dopo un po' torna. Samantha, cosa c'è? Ma parla, Samantha. Sono andata là. Mi hanno messo due grosse giarrettiere. Stavo anche benino, Dopodiché è arrivato lui. Il mio promesso sposo, un bellissimo toro spagnolo, Alonso Miguel de Miura e Bocadillo, con due muscoli da palestrato e un piercing sul naso. A un certo punto Alonso si è fatto una giratina. Io non riuscivo a raggiungerlo, ero dietro uno steccato. Alonso, Alonso, Alonso. Alonso sentiva qualcosa nell'aria, ma Alonso non capiva. A un certo punto Alonso ha sentito, ha cominciato ad eccitarsi. Alonso si è eccitato sempre di più e crack! Gli hanno messo davanti una mucca di legno con all'interno un inserviente con una provetta in mano. Alonso non ha capito più un cazzo, ha trombato la simil mucca e tutto il seme è stato tenuto per la fecondazione artificiale. Sono servita da richiamo. Abbiamo fatto di tutto per consolarla. Certo, le abbiamo detto che scriveremo in Vaticano. Poi Palmira, veramente poco psicologa, le ha regalato il poster della corrida, chiaro, tutto è precipitato. E il giorno dopo Palmira viene da me e mi dice: scusa, ma Samantha sta ballando il flamenco? Ma che flamenco? Ma quello è il tremito del morbo. Alonso, 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 amore mio, Alonso, io vengo da te. Stramazzata. E tre. I sintomi per Cordelia sono stati subito evidenti. Eh sì, non ascoltava più Riccardo Muti, ma Marilyn Manson. E ha cominciato a gridare: bovini, bufali di bisonti, ma ribellatevi, ostriche, mordete gli chef, morte a Buffalo Bill alle pellicerie, meglio morta che prigioniera. E si è slanciata verso la barriera del box buttandolo giù a calci, si è buttata in strada caricando un tir che trasportava suini. Il tir è uscito di strada, i suini hanno conquistato la libertà e Cordelia... ha trovato un'eroica morte. E così siamo rimaste in tre, ognuna spiando l'altra per la paura del contagio. Sta lì. Ma Teresa ha detto: confidiamo nel Signore. Oh, il Signore sembra averla esaudita, Sì, l'hanno scelta per fare il bue nel presepe vivente. Sono venuti, l'hanno lavata, l'hanno strigliata. Ma ormai barcollava e spetazzava, eh. Aveva un alito. Quando ha soffiato sul bambin Gesù, quello è svenuto. Requiescati in pace. E così siamo rimaste io e Palmira. Oh, la fila di fusione di Fonde Blue Moon, la mia canzone preferita. No, non ho voglia di cantare. Palmira mi guarda e... Senti, ho capito tutto. Noi dobbiamo scappare da qua, sì, basta col latte. Fuori c'è internet, la transgenetica, un futuro radioso per noi quadrupedi. Guardando la televisione ho avuto una grandissima idea. Sta a sentire.
Noi prendiamo dei vitellini ambo sessi, li proviniamo e ne scegliamo 10, bellini fighetti, non troppo vivaci, eh? Non devono esprimere critiche al sistema caseario. Questi 10 qua li chiudiamo in un allevamento modello per 3 mesi e riprendiamo tutto quello che fanno. Le buazze, le stronzate che dicono, tutto riprendiamo. Già me lo vedo, il grande vitello. Sarà bellissimo, milioni di persone lo guarderanno e noi avremo fatto una vipicultura. Sì, perché i vitellini piccoli sono quelli che diventano i VIP adulti, capito? Noi li vendiamo e diventiamo ricche. Che se ne pare? Eh? Che se ne pare? Che se ne pare? Che se ne pare? Che se ne pare? Eh? Che se ne pare? Che... Il suo muso, sotto la luce del neon, trema. Gli occhi brillano di un'espressione disumana, disbovina. Ma cosa sta dicendo? Il grande vitello? Ma come può pensare che gli umani siano così scemi da interessarsi a una roba del genere, da? Oh mio Dio, è diventata pazza anche lei! Di Mogol Battisti ascolteremo ora Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Parcheggiato la macchina quando un uomo con gli occhiali scuri e i capelli rasati mi viene incontro e si presenta. Dottor New, consulente di aggiornamento tecnologico per famiglie, e mi spiega che la sua è una new profession nata dalla new economy per una new wave of life. Che basta solo che io abbia un old conto corrente con un po' di old fashion money per pagargli l'old honorary. Travolta dal suo garbo e dal suo eloquio, io firmo un contratto di consulenza. Bene, bene, dice il dottor New, bene, benissimo. La sua vita va ottimizzata e rimodernata. Cominciamo subito, mettiamoci al lavoro. Cominciamo. Scusi, cominciamo dalla sua auto. È un vecchio modello, superato e ridicolo, eh? No, veramente l'ho comprata 3 anni fa. 3 anni? 3 anni per la new economy sono 3 secoli. Infatti la guardi, non ha il navigatore satellitare, i vetri bruniti, l'altimetro. Scusi, le sospensioni anti-alce. Siamo in pienura pedale, cosa stai dicendo? Sospensioni anti-alce di che? Scusi, abbia pazienza, ma funziona, eh? Funziona? Ma l'auto non è fatta per funzionare, dai. L'auto è fatta per essere esibita, mostrata, per parlarne con gli amici. Dai, il funzionamento è un puro optional. Oh, in meno di 3 ore io ho il nuovo modello di auto. Un ovolone azzurro, 12 posti. No, ma in famiglia siamo in 3, se lo ricordava? No, per carità, va bene, uno per ogni fila, poi invitiamo qualcuno, non so io. Il giorno dopo torno a casa, il dottor Nguyen, per organizzare un new restyling. Per prima cosa dice la sua porta di legno, ma quella è roba medievale, e me la sostituisce con un lastrone blindato d'acciaio, la lapide di Godzilla.
Poi mi prende la pentola e me la butta e me la sostituisce con una broca kit elettropiretica, 6 secondi per bollire l'acqua. E anche il forno, il mio vecchio glorioso forno, me lo sostituisce con un microonde. Dice che questo qua cuoce un pollo vivo solo con lo sguardo. Il tutto mi prosciuga il conto in banca, eh? Per cui obietto, mi scusi, sa, ma cosa mi serve cucinare velocemente se poi non c'è un cazzo da mangiare, cioè? Guardi, la mia ditta fa prestiti rapidi. Lei firmi qui, in meno di 30 secondi avrò un mutuo col tasso al 30%. Come in sogno firmo. Il giorno dopo il dottor New torna a casa mia, si piazza in giardino e mi sostituisce tutta l'edera con una new edera modificata geneticamente che strangola i ladri. Cioè, ma mi riconosce? Posso entrare in casa? Non vorrei, perché all'elementare avevo rubato una penna, non vorrei che lo sentisse, no? Poi comincia a entrare e sbatte la testa. Mi scusi, veramente, sono qua per aiutarle. Lei ha ancora il vecchio televisore col vecchio videoregistratore, la vecchia PlayStation, da. No, no, momento, l'ho comprata un anno fa. Allora non hai capito niente, un anno per la new economy è come un secolo. Prende le mie 3 macchine, le sbatte via e me le sostituisce con una macchina unica, la PlayStation 2, con la quale si possono vedere i film in DVD, ascoltare la musica e giocare a FIFA 2003. Ah, una macchina unica? Ah, no, no, perfetto, in famiglia siamo in 3, sai che sberle per vedere chi la usa. No. Sto per fare una telefonata, che cos'ha lì dietro? Niente. Faccia vedere, no. Faccia vedere, no. È il mio cellulare. Ah, pensavo il ferro da stiro. Dai, ma è un modello vecchissimo. Pesa. Ma veramente, non ha il WAP, non ha il comando vocale, non ha i games, ma neanche i graphic system per spedire i cazzi agli amici. No, scusi, funziona benissimo. L'ho comprato 2 mesi fa. Zitta. Io va bene, lo so. Lei non lo sa, sono qua per aiutarla, glielo sto spiegando. In 2 mesi i telefonini hanno enormemente mutato le loro funzioni. Ragioni con la sua testa. Dopo che io le avrò fornito l'ultimo modello di cellulare, col quale lei si sarà collegata in rete, avrà mandato un fax, avrà spedito la foto della cacca del nipotino alla nonna, avrà riempito la rubrica con 900 nomi di amici, avrà giocato al serpentone mangiacoda e avrà comprato un biglietto per la partita. Lei pensa ancora di avere il tempo per telefonare? Non ci penso neanche, no. Mi fornisce l'ultimo cellulare. Cos'è? Cos'è? Un biscottino nero? Cos'è? Ma i tasti non li fan più, eh? Ah, li ho visti! Dei microtasti, eh? Ogni mio polpastrello ne prende 4. Dopo 10 telefonate sbagliate, mio cane Ricky lo ingoia e corre per tutto il giorno con l'ouverture del Guglielmo Tell in pancia. Finché, per fortuna, grazie a Dio, si scarica la batteria. Sto per ritirare il computer. No, l'ho preso una settimana fa. Dai, chiuda un occhio, dai. Lo guardo una settimana, cosa sarà invecchiato? 30 anni, no? Ma lo guardo solo, dopo glielo ridò, dai. Faccio vedere che cazzo. E lenti. È invecchiato di 2 generazioni quello lì. Lo sa quanto ci mette per collegarsi in rete? Ci mette 12 secondi. Va là, non mi sembra male. Mi stai dicendo? 12 secondi. Ma non sa quanti sono? Senta. Minchia, 12 secondi. Come ho fatto a vivere fino ad oggi pensando fossero pochi? Mi fa comprare un computer della NASA. C'ha 4 petabyte. Non so cosa sono, ma ce ne sono 4. E dentro c'è anche una webcam con la quale io in 7 secondi posso far vedere il mio culo in tutto il mondo. Se a 2 ce l'ho a Parigi, a 3 Istanbul, a 7 lo spedisco a Catania. Se...
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? A un certo punto torno a casa, non trovo più mio marito. No, scusi, era un vecchio modello, dovevamo rimodernarlo. E me lo riconsegna. Mario? Vado sulla fiducia. Ma chi cos'è? Chi cos'è? Gli avete spianato le palpebre? Un ornitorinco, che cos'è? E tutte queste cose... 3.000 capelli sintetici? Ah, si lavano a secco, no, comodo! Ma che cos'è? Cos'è che qui sotto? Che cos'è? Una pompa idraulica nel pistolino? Preferivo il vecchio modello. Perché anche lei è vecchia. Uè, giù con le parole, Lei è vecchia. In tempi di new economy, la vecchiaia è un errore di programmazione. Lei deve investire in giovinezza. Mi fa un new prestito al 40% e mi chiudono in clinica una settimana per dei lavoretti. Mi massaggiano, mi drenano, mi lisciano, tolgono di qua, mettono di qua. No, non buttano via niente. No. Mi liftano, mi siliconano. Una è andata, no? Ma si rifà, si prende un pezzo di qua, si rimette di qua. E mi si e liposuzionano. Come sono venuta? No, ma dice che dopo rilascia, Sì, cioè, il muscolo all'inizio è un pochino traumatizzato, no? Ma dopo rilascia. Speriamo non rilasci fino a terra, sennò qua... Adesso sto sorridendo. Adesso sto ridendo di gusto. L'importante è non aver voglia di fischiare, ma... A me non me ne è mai fregato proprio niente di fischiare. Invece ho scoperto una mobilità delle palpebre insospettata. Le apro, le chiudo come e quando voglio, va bene? Mi date coraggio, mi guardo allo specchio, non sto nella pelle. No, questo non è il caso di dirlo. Ma io sono un incrocio fra Emilio Fede e Moira Orfei. Oh mio Dio, non ho il coraggio di tornare a casa. Sì, ma tanto mio marito con la pompa idraulica cosa mi può dire? Caro! Mio marito piange, mio figlio scappa di casa, il cane mi ringhia. Rivedo il dottor New, scusi, ma il suo prestito è scaduto, lo vuole rinnovare. Se ne vada, ringhio, se ne vada! Poi sparisce. Da vedere, me ne sono liberata. La mattina dopo mi sveglio, non c'è. Ma non c'è neanche il mio cane Ricky. Ho un sospetto. Vado alla sua new cuccia blindata e trovo un pitbull, Tyson Berg, Reichweiler, legato alla questura con un guinzaglio lunghissimo. Questa, poi no, io voglio il mio vecchio modello di Ricky e vado al canile a prenderlo. E quando torno trovo ancora il dottor New. Vado via, sì, sono nervosetta, chissà come mai sono nervosetta. Vada via! Dice lui. Siete tutti degli irriconoscenti. Poi guarda il cielo, le piante, l'orizzonte e sbuffa. Cosa c'è che non va, eh? Guardi questo mondo, è un vecchio modello. Lo vede quanti boschi, ma noi abbiamo bisogno di parcheggi. La Silicon Valley è senza elettricità, il petrolio sta finendo. È chiaro, lo sprechiamo per pitturare le coste della Galizia. E poi il clima si ribella, l'aria... È irrespirabile. Brava! Non ho capito, scusi, ma perché lei che cosa pensa di fare, eh? Questo! E prende dalla tasca una scatola, con un bottone, lo preme e appare la nube di un'esplosione e poi di un'altra ancora. È come in un film americano, cominciano a piovere dal cielo mucche, camion, cabine telefoniche, io urlo, ingraziato, certo che questo mondo era un vecchio modello, ma noi avevamo solamente questo, adesso che l'avete distrutto, che in casa lo sostituirete?
cazzo, non ci avevo pensato. Ah! E sento un rumore lancinante nelle orecchie. E verso le fine, è la fine. Per me è la fine, la fine. E le fine, e le fine, e le fine. Oddio, è la sveglia. Era un incubo. Il doppio mento c'è. C'è. Ho letto tutto molle, eccolo qua. Ma che bello. Ah! Era proprio un incubo. Come sono contenta. C'è tutto. Questo sono all'altezza giusta. Sì, 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 sì. Ah, che bello. Ma che bello. Era un incubo. Bacio mio marito, la pentola, il cane, il telefono. Tutto quello che trovo. Sono alla porta. Vado io, caro, vado io. Apro. Un uomo con gli occhiali scuri si presenta. Dottor New, consulente di aggiornamento tecnologico per famiglie. Mi mangio il suo fegato con un piatto di fave e un buon bicchiere di Chianti. Il destino dell'uomo è a una drammatica stretta. Ho visto un panda con la mia faccia sulla sua maglietta. Domani partiamo per le vacanze. Cara famiglia, noi non faremo più le solite vacanze, no. Le vacanze che arrecano danno o inquinano, no, no, no. Noi faremo delle vere vacanze ecologiche, delle new holidays. Cara famiglia, noi abbiamo bisogno di un po' di vita sana. È vero, eh? È certo, perché per questo inverno un po' impestato, mio fratello Luigino si è preso 16 virus con 42 di febbre, io 6 bronchiti, la mamma ha aggiunto alla vecchia allergia ai pollini una nuova allergia ai peli di cammello e Bongo, il nostro cane, ha preso da un gatto le zecche che i piccioni prendono dai topi. Però nella mia città una volta al mese si fa la domenica ecologica. Chiudono il centro e ci danno il permesso di girare tutti insieme in bicicletta. Così possiamo respirare tutta la merda in una volta e il giorno dopo le macchine hanno un po' di aria pulita da inquinare nuovamente. Cara famiglia, noi non partiremo sicuramente in macchina a causa degli ingorghi del traffico, ma neanche con l'aereo. Ah no, ah, quello inquina acusticamente e arrostisce centinaia di cicogne innocenti nelle sue turbine. Cara famiglia, noi partiremo in treno. Martedì. Il viaggio verso il mare è stato lungo. Poi il treno a un certo punto si è bloccato, è saltata la linea elettrica e siamo rimasti sotto una galleria per 12 ore al freddo e al buio. Ma papà ha tirato fuori dalla sua super sacca ecologica 4 maschere antigas. E ci ha insegnato una respirazione rilassante che i monaci tibetani usano quando restano bloccati sui treni italiani.
Intanto che tutti si cibavano con salame e pecorino, noi no. Noi ci siamo nutriti con delle deliziose tavolette di soia. Il nonno ha detto, te la mangi te a tavoletta di soia. Pensate, fai schifo, ma cos'è, cartoncino? Oh, non ho fame, va bene, non ho fame. Allora al papà è venuto un sospetto. Infatti il nonno aveva nascosto sotto la maschera antigas un panino alla porchetta. Sequestrato. E siamo arrivati con sole 32 ore di ritardo. Abbiamo preso la coincidenza. Un trenino a vapore. Il papà ha detto, questi qua a vapore sono molto meno inquinanti dei moderni. Quando l'ha detto è entrata una nube di fuliggine e quando siamo usciti sembravamo la nazionale del Camerun. Ma papà ha detto, no, il carbone è sano, va bene? Il carbone è sano, ma per forza è sano. Sì, Mario, gli ha detto la mamma. E allora come mai, scusa, come mai tutti i minatori che muoiono di malattia, Vedi Clara, vedi? È ragionando così che si consegna il paese alla destra. Io volevo chiedere qualcosa a proposito del carbone della Befana, ma non era il caso. Pim pum! Mercoledì. Siamo arrivati al mare. Siamo subito corsi in spiaggia. Soffiava un tipico vento gelido d'agosto. Gli ombrelloni volavano dappertutto. Faceva un freddo porco. Io e Luigino abbiamo litigato, sì, perché lui voleva giocare a fare un castello di sabbia, io un pupazzo di neve. Poi abbiamo piantato la tenda. Però era bello perché la spiaggia era deserta. Ah no, a eccezione di un gruppo di nudisti tedeschi. Il papà ha detto, visto dove vi ho portato, quelle sono creature che vivono solo in zone incontaminate. Poi il papà, con le mani nude, si è messo a pescare. Papà, con le mani? Certo, nel new fishing i pesci non vanno affrontati con lenzo o fucile. Ah, con le mani nude, alla pari. Ah. Il papà, con le mani nude, ha preso un preservativo, mezza zampa di polipo, poi l'abbiamo sentito gridare. Ah, che sfiga di merda! Aveva preso un riccio. È andato in tenda a medicarsi con una new pomata, new medicine. Le bestemmie erano vecchio stile, Nel pomeriggio il tempo è un po' peggiorato. Si è messa a piovere, c'è stata un'alluvione, ma papà ha detto, io me ne frego del maltempo, va bene? Sono le mie vacanze, io faccio il bagno. Si è messo la muta, la giacca a vento e si è buttato in acqua. Prima ha trovato le meduse, poi la mucillagine, alla fine una chiazza di petrolio. Quando è uscito sembrava un Pokémon, tutti i bambini se lo sono disputato. Poi però si è infilato in un branco di fenicotteri e si è fatto pulire da quelli di Greenpeace. La sera si è presentato il problema delle zanzare, perché ucciderle, cara famiglia, è un danno all'ecosistema. Te uccidi una zanzara? Va che non trovi più un orso. Pizzicano di brutto però, sì. Nonno, cosa proponi? Il nonno proponeva di sterminarle con lo spray. Papà? Fammi pensare. Mamma? Beh, di ammazzarle ma con l'ammazzamosche. Papà? Trovato. Catturarle e rieducarle. Giovedì. Sono state trovate 12 zanzare morte nei pressi del sacapelo del nonno. Il nonno dice di averle ammazzate ecologicamente a ciabattate. Strano, dice il papà, perché l'autopsia ha rivelato tracce di bygone nei polmoni. E il nonno gli ha risposto, ma va a dar via il che. Dopodiché non era finita la giornata perché è arrivato Carl, giovane nudista tedesco, 1,90 m di roba, ha attaccato un bottone con la mamma. Papà non gli era per niente simpatico, Perché papà? Te lo dico subito perché. Perché la Germania ha fatto molto meglio di noi negli ultimi mondiali. No! Ma dai, è una bugia, non è mica per quello. È che fra Carlo e papà è che ci sono parecchi centimetri di differenza, dai. Ma non solo in altezza, papà. Papà ha detto, bene,
noi andiamo a fare bird watching. Ci siamo stesi sulla sabbia e siamo stati lì 3 ore con il cannocchiale e abbiamo visto una cosa rosa. Cos'è, papà? Un fenicottero, un fenicottero. Secondo me è un culo ustionato dal sole. Poi siamo tornati, il nonno non c'era, no, perché era andato su una barca a vedere una partita. La mamma invece era andata a raccogliere conchiglie con Carl, sì. A mezzanotte quelli delle barche hanno scaricato la sentina e nell'aria si è diffuso un delizioso odore di petrol merda. Venerdì. Butta male. Papà ha sul naso un ponfo di zanzara rieducata che sembra un panettone. La mamma invece sta facendo una new gymnastic sul bagnasciuga con Carl. Si chiama, dice, Tai Chi Wan Lu. Secondo me si toccano di brutto anche, eh? Poi a un certo punto è peggiorato il tempo, si è alzato un vento rovente di scirocco, ma papà ha detto, io me ne frego, va bene, io faccio il bagno. Si è fatto prestare un'immensa tavola da surf e si è lanciato contro un'onda di 6 metri, ha preso una facciata ed è rimbalzato sulla cima di un pino ed è caduto al centro del solito incendio estivo. Butta male, ma male, ma male. A sera gli abbiamo arrostito sulla schiena un paio di bistecche di medusa. Sì. Poi invece la mamma è andata a vedere la luna piena in canoa con Carl. Papà si è addormentato. Meno male. Se no dovevo spiegargli che la luna piena... Ma senti, fra un direi 12 giorni, ma non sono sicura, eh. Sabato. Papà? Si è alzato, si è guardato in giro, naso permettendo, ha visto una zanzara, l'ha finita a zoccolate, dopodiché ha preso tutte le birre del nonno, le ha bevute, ha lanciato un rutto lungo come il bolero di Ravel, no grazie maestro, dopodiché ha seminato le lattine e cagliacchi crettati di sangue, ha detto facciamo la tenda che si va via, se no io faccio una strage. Papà, in treno, sto cazzo! Ha noleggiato un'auto, sì? Sì, qualcosa in lui stava cambiando. Poi è rimasto ore e ore chino sulle cartine autostradali per studiare i flussi di traffico, per fare una partenza intelligente. La partenza intelligente è riuscita! Appena entrati in autostrada ci siamo ritrovati in una fila di gente tutta intelligente come noi. Praticamente c'era la fila da casella a casello. Beh, insomma, in qualche modo eravamo già in coda per uscire, no? Uno è sceso dicendo, vado a piedi, grazie, sono quasi arrivato, non vi disturbate. Papà urlava, la colpa è di quelli che non tengono gli spiccioli pronti là davanti. Il nonno ha 6 anfore fenice in valigia. La mamma consulta di nascosto una cartina di Düsseldorf e fa dei sospironi non proprio tibetani. Luigino vomita, Bongo si gratta, papà bestemmia e io ascolto la radio in attesa di una buona notizia. Però hai vinto un viaggio. Il ministro di... Niente. Non una notizia sull'aria, sugli oceani, sul mio febbrile e alluvionato futuro. Allora guardo fuori dal finestrino per contare le stelle. Poi mi addormento tutta agitata pensando, beati quelli che hanno paura degli scippi. Sì, come?
L'ippopotamo. Sì, come l'ippopotamo, che è felice nel sole, ma altrettanto felice nel fango. Sì, come l'ippopotamo, che non si capisce mai se è in acqua o fuori. Sì, come l'ippopotamo, che quando la luna è una grande camelia, canta all'ippopotamo la sua canzone d'amore. Ma io ti amo! E il mio amore è troppo grande! E nessuno può capirmi! Senza preoccuparsi se la sua voce è sgraziata, e dagli alberi gli piove giù di tutto, Sì, come due ippopotami che si baciano sullo sfondo dell'orizzonte e la loro ombra sembra un pavesino. Sì, come l'ippopotamo che dopo avere a lungo ippocopulato non chiede all'ippopotama: ma tu mi ami? Perché lo sa benissimo che con un ippopotamo si può andare solo per amore, dai. Sì, come l'ippopotamo sempre educato al bar, nelle file per i documenti. Sì, come l'ippopotamo sempre educato che fa i suoi bisogni appartato. Sì, come l'ippopotamo che quando pesta una merda di ippopotamo fa finta di niente e dice: che scusi sa? Sì, come l'ippopotamo che quando sente sopraggiungere la fine saluta il branco e corre, corre nella valle del cimitero degli ippopotami morenti là, dove per un'ultima volta si mangia, si beve, si scopa, senza alcun ritegno, senza alcuna vergogna. E alla fine si scopre che ne muore uno solo e che tutti gli altri erano degli infiltrati sanissimi. Sì, come l'ippopotamo che muore col sorriso sulle labbra. E allora potamanca, il muscoloso dio alato lo raccolse e lo portò lassù in cielo là, dove ci sono nuvole, fiori meravigliosi, acque terse. E l'ippopotamo disse: ma una bella palude merdosa, no? Allora potamanca si adirò e lo lanciò a terra e l'ippopotamo cade. E là dove cadde si creò il sacro cratere del lago Ngorongoro. Ma lui continuò a cadere, sì, lui perforò la pelle rugosa della terra e cadde all'inferno, ove vive felice attufato nella merda con i suoi amici. E quando nuota provoca geyser e mostra a tutti ogni giorno la sua semplice verità, e cioè il paradiso è ovunque tu ti senti in paradiso. Azzurro. Siamo andati a trovare il nonno che abita a Città 4, ridente quartiere periferico. La casa del nonno sorge in una salubre posizione fra due svincoli della tangenziale. Per ben tre volte i tir gli hanno sfondato il tinello. Ma il nonno è orgoglioso, tiene tutti i ritagli dei giornali. Poi davanti a casa ha un comodissimo ipermercato. C'è l'inconveniente che quando esce lo investono con i carrelli pieni. Ma il nonno è contento, vabbè, va, diciamo che non si lamenta. Eravamo lì davanti alla sua porta. Il papà ha detto: il nonno sta guardando la televisione. E abbiamo suonato. Abbiamo risuonato. Ah!
Non avendo un tiro a disposizione, il papà ha pensato di sfondare a spallate. E così siamo entrati. Ma no, ma che televisione era il nonno che rantolava e scatarrava come gli effetti speciali del film Rambo. Mio Dio nonno, l'abbiamo subito preso e l'abbiamo portato all'ospedale. Qui abbiamo trovato un primo medico che ha diagnosticato bronchitina. Comunque a quell'età lì c'è da rassegnarsi, eh. Allora il nonno ha cominciato a roteare una flebo, eh? Al che il medico ha detto: va bene, non se la pigli, vuole una visita specialistica, primo piano. Abbiamo preso il nonno e l'abbiamo portato al primo piano. Qui abbiamo trovato un secondo medico che gli ha fatto un sacco di domande. Senta, lei ha mangiato molte fiorentine? E il nonno gli ha risposto: sì, magari. Allora mucca pazza, no. Poi gli ha fatto un esame per vedere se aveva un danno neurologico da telefonino. Ma non ce l'ho il telefonino, da... Non glielo dire che ci rimane male, lascia perdere. Mi scusi, lei fa footing, fitting, body sculpturing? No, 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 solo flipper da giovane. Strano, la sintomatologia è anomala però. Comunque a quell'età lì c'è un po' poco da fare. Allora il nonno ha scritto su tutti i muri: aria, aria. Ha visto il carrello di pasti di tutto il reparto, è andato lì e l'ha divorati tutti. Oh mamma mia nonno. Allora l'abbiamo preso e l'abbiamo portato dal neuropsichiatra. L'ha visitato benissimo e ha detto: è chiaro, la malattia nasce dall'ansia del nonno di non poter navigare in internet. Anche il fatto di non sapere l'inglese fa. Aria, aria! Lo dice lui con questa parolina. Ci parla della sua insicurezza di fronte all'invasione degli extracomunitari. Mi scusi, caro, lei per caso sogna che dei tir le sfondano il tinello? Allora il nonno si è incazzato veramente. Ha fatto un casino da ventenne, bestemmiava, spaccava fiale, ha ingerito tanto di quel bario da cagare un paracarro. Al che l'abbiamo preso e l'abbiamo portato via. Andiamo, no, gli voglio fare un cundiamo, no, no. Insomma, l'abbiamo portato in pediatria. Qui abbiamo trovato un medico che ha azzeccato la diagnosi, eh. Calma, 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 il nonno vuole solo respirare un po' d'aria. Scusate, l'aria non fa parte del concetto moderno di benessere. Eh no, è totalmente in antitesi col valore ben più alto della mobilità automobilistica. Se l'aria no, no. Ui, no, ma era qua, sì, così lei, Spider, dove è? No, 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 no. Il nonno... Ma il nonno si era ficcato in un reparto di sordi, di vecchi rantolanti. Questi qua, ce n'era uno che aveva in mano un bottiglione di aria di mare e se lo sniffava. Sì, ma Gigi, ma passa però, fa girare, dai. Se lo passavano, lo giravano, si tracannavano l'ossigeno e si sbronzavano con l'ossigeno e cantavano delle canzonacce. Il badrugo e la grambana, mi discopo per una settimana. È arrivata l'infermiera. Che cosa succede qui, È andata, ha aperto la finestra per far entrare smog, polveri, spremuta di marmita. Oh, certo, se questi qui mi si abituano a respirare bene, mi diventano degli pneumomani dipendenti. Abbiamo preso il nostro nonno e ce lo siamo portati a casa. Andiamo nonno, e il badrugo, andiamo nonno. Abbiamo ritrovato il primo medico. Grazie, il nonno aveva una sindrome semplicissima. Certo, voleva respirare un po' d'aria in una città dove il tasso di inquinamento è 16 volte superiore alla norma. Oh, dice il medico, respirare. Pff, certo, piacerebbe a tutti respirare. A parte il fatto che in tempi di new economy si fanno un sacco di altre cose, eh? Ma anche al nonno dovete creargli degli interessi diversi, no? Respirare. Non so, fatelo collegare con un sito d'alta montagna. Oppure fatelo investire in un bel polmone d'acciaio, respirare, una bella maglietta con le nuvole, non so. Ma respirare è un concetto antieconomico, eh? Certo, cominciano che vogliono respirare i vecchi, dopo vogliono respirare tutti, anche gli stranieri, va bene? E comunque per un po' di enfisema alla sua età. Allora il nonno ha cominciato a fare il rumore di betoniera.
raspava dai polmoni una colata di bronco magma e preparava la vendetta. Ha gonfiato le guance, si è udito il rumore di terremoto ed è partita una scatarrata che per 30 secondi sembrava di essere sul ponte di una nave in tempesta. Quando tutto è finito, sui muri cadaveri di marziani, colava muco anche dai lampadari, eh? E il dottore? Una pastiglia Valda masticata. Però il nonno è stato arrestato per attività respiratorie eccessive e continuata, catarricidio intenzionale e mancanza di trachea catalitica. L'hanno portato in prigione. Beh, almeno lì un'ora d'aria ce l'ha. Di Mogol Battisti ascolteremo ora Emozioni. E seguire con lo sguardo il volo di un airone sopra il fiume, poi ritornare a volare. Riceverai questa lettera, ti prego, vieni subito in mio aiuto. Lo so benissimo che da 3 giorni non hai mie notizie, ma io non posso risponderti. Il mio computer è infettato. Tutto è cominciato 3 giorni fa, quando io ho aperto il computer e nella posta ho trovato un messaggio che si chiamava I love you. Amore, io pensavo fossi you e l'ho aperto. Il mio computer ha cominciato ad arroventarsi. I file sono svaniti nel nulla. Le chiocciole scappavano come topi da una nave. Oh, mamma mia. Le mie agende non c'erano più. Il sito su Pamela Anderson di mio figlio. I videogiochi che ho rubato al capofiglio. Oh, mamma, non c'era più niente. Allora ho pensato di chiamare il centro fornitore antivirus. Lo chiamo e trovo una segreteria telefonica. Per risposte e consulenze, prego digitare il numero della propria carta di credito. Io l'ho digitato, gliel'ho dato il numero della mia carta di credito, ma io non avevo capito che anche il centro antivirus era infettato. Infatti qualcuno con la mia carta di credito mi ha fatto comprare in 3 giorni un impianto ski lift nel centro di Foggia, eh? E 200 duna usate. A quel punto, caro, io ho pensato di chiamarti, solamente che nella fretta ho attivato il blocco di sicurezza del cellulare. Il codice PIN, chi se lo ricorda mai sto codice PIN? Io lo tengo in cassaforte, aspetta, la cassaforte è chiusa, una combinazione, la combinazione io la tengo nel computer. Oh, 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 oh. Allora ho pensato di venire da te in auto, vado in garage, metto la mano sull'auto. Ah, è vero, proprio ieri ho perso il codice che blocca l'antifurto, l'allarme. Il codice di riserva, ce l'ho, io il codice di riserva, ce l'ho nella borsa che è dentro l'auto. Ciao, eh.
devo uscire dalla porta principale. Esco dalla porta. Ah, no. No, 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 no. Quella funziona con una password. E io sono furba. Tutte le password le cambio giorno per giorno. Le scrivo su un'agendina. Peccato, ieri l'ho tritata in lavatrice, però devo uscire da casa mia. Devo uscire da casa mia. Esco dalla finestra. Esco. Vengo assalita dal mio cane Rottweiler. Storaccio, stai giù. Palati, dai giù. Dai giù. Dai, guarda, guarda. Non mi riconosce. Fa così perché non mi riconosce. Cioè, lui mi riconosce solo se io gli urlo una parola chiave che mi ha dato l'istruttore. Ma non me lo ricordo. Ah, Hitler. Scherziamo, dai. L'ho scritta sul telefonino. Merda, bloccato. Ok. Dopo una lunga lotta castoraccio. Mollami, mollami. E la gonna Brandelli. Arrivo in strada e fermo un taxi. Udisso. I soldi. No! Venale. Cos'ho qua? La tessera bancomat. La tessera bancomat. Ho la tessera bancomat. Ho la tessera bancomat. Bello. Lo so. Lo so. In genere lo so. Adesso così, nell'immediato, proprio adesso così. Sì, è quello dell'allarme dell'auto alla rovescia. Non ti basta. E ci sono. Tu. Codice errato. Riprovare. Bugiardo. Non te lo ricordi il codice, eh? Non ne facciamo una questione proprio personale, magari. Più di qui o più di qui? Tu. Brava. Tu. Bene. Tu. Perfetto. Tu. Devi crederci. Tu. Sì, ciao. No, mi ha mangiato la tessera. Mi ha sfilato anche gli anelli. Cosa devo fare? Cosa devo fare, mamma mia? La tessera banco, ma mi è stata mangiata, la carta di credito è impazzita. Io devo scassinare il salvadanaio di mio figlio. Torno a casa. Stai giù. Ma che carattere hai in faccia? Stai giù. Entro dalla finestra. Parte l'allarme. Cacca. Dove c'è il codice? Ah sì sì. Il codice per bloccare l'allarme. L'ho scritto sul retro della tessera banco. Ma trovo finalmente il salvadanaio chiuso. Per aprirlo digita 90 nomi di Pokémon. Dai giù. Guantaco yoink. Snurazzu, Gnurku, Uru, Snibrigic, Zixi, Le porte blindate si stanno chiudendo automaticamente. Oh mio Dio, adesso partirà il sistema antincendio. L'acqua comincerà a salire. Ma perché tutto funziona così bene? Ma perché? Perché? Devo chiudere l'acqua! Devo chiudere l'acqua! L'acqua al contatore! Il contatore è una chiavetta! La chiavetta io la tengo nella valigetta personal! La valigetta personal è chiusa, ha una combinazione! Io la combinazione la tengo nel computer! Ti prego, il computer è completamente distrutto dal virus! Sparava starnuti equini, io! Ho fatto di tutto per riattivarlo. Gli ho infilato anche una tachipirina nel floppy disk. Poi ho avuto una grandissima idea. Ah, io andrò sul tetto. Io farò dei segnali di fumo. Si è messa a piovere.
Allora sono scesa in giardino e ho mandato tanti di quei cancheri a Bill Gates, a internet, al Nasdaq. E mi ritrovo sto raccio che mi lecca tutto espansivo. Perché Nasdaq era la parola che lo rendeva espansivo? Stai giù, si va, stai giù, sei appiccicoso. Ti perdono. Stai giù però, sto raccio, mollami. Per cui caro, ti prego, quando riceverai questa lettera che sto scrivendo col sangue, tutte le biro sono nella personal, ti prego, compra una ruspa, vieni subito in mio aiuto, butta giù la porta, sta attento alla valanga d'acqua che ne uscirà. Io sono qui, sull'armadio, da 3 giorni mangio pane congelato e pollo crudo. Anche il microonde funzionava con un codice, lasciam perdere che è meglio. Mi raccomando, quando arrivi, urla la parola di riconoscimento, perché da 3 giorni sciacalli e saccheggiatori cercano di entrare in casa. La parola di riconoscimento è il titolo della nostra canzone d'amore. Te lo ricordi? Beh, comunque quello che ho messo come salvaschermo nel tuo computer. Già, e se anche tu sei sotto attacco virale, allora siamo perduti. È triste in tempi di new economy fare una morte così preistorica. Beh, si sa, il progresso vuole le sue vittime. Amore, ti lascio, ho finito il sangue. Però ricordati, I love you! Mamma, mi racconti la favola degli uomini del 2000? Ancora? Oh, te l'ho detto un sacco di... Dai, mamma, ma c'ho sonno, guarda, stasera proprio c'ho un sonno. Dai, mamma. No, ma c'ho sonno veramente. Dai, mamma. Te la facciamo un po' corta? Te la racconto breve, va bene? Sì, mamma, sì, anche va bene. Allora, dunque, una volta c'erano gli uomini del 2000. No, dentro tutte le puttane, finita! No, mamma, però... Ma dai, ma ti ho detto che ci sono, dai. Gli uomini del 2000 avevano tutto. Avevano il computer, il sili... Mamma, un po' di sentimento. Sei spietato però, Ti ho detto che sono. Avevano tutto. Avevano le sfilate di moda, la pizza, sì, anche la pizza. Ma la loro vita cominciò a peggiorare. Perché? Perché il clima e l'ambiente impazzirono. Sì, nelle città non si respirava più. E lo sai cosa fecero gli uomini per contrastare l'inquinamento delle atmosfere, dei mari e degli oceani? Pensarono a un provvedimento esagerato, terribile e coraggioso: le targhe alterne. Non funzionò. Allora introdussero i polmoni alterni. Praticamente chi aveva il cognome dalla A alla M, il lunedì respirava una volta sì, due volte no, il martedì due volte sì, una volta no, il mercoledì un bel fiato lungo, di solito il giovedì schiattano. Poi i trasporti, quelli divennero lenti, caotici. Lo sai che c'era gente che prenotava un volo alla Malpensa per star lì tutta la notte a fare lo scambio delle coppie? E poi... avevano inventato uno sport estremo, il weekending. Almeno 80 persone morivano sulle autostrade ogni settimana. E poi, le atomiche. Sì, quelle c'erano ancora. Però aspetta, com'è che... Le chiamavano deterrenti. Perché le guerre, devi sapere, erano diventate intelligenti. Sì, morivano tutti istruiti, sì. Poi c'erano i poveri da tutti i paesi disperati che cercavano di sbarcare nei paesi ricchi. Alcuni trovavano un'accoglienza di destra, un calcio nel culo e via. Ma altri un'accoglienza di sinistra, un calcio nel culo e un chinotto. E i ricchi avevano paura di tutto, della zanzara africana, della borsa asiatica, dei neri. No, aspetta, solo quelli non calciatori però, sì. E avevano inventato una parola magica. Emergenza! Emergenza ozono! Emergenza incendi! Emergenza!
emergenza mafia! Delle emergenze! E non uscirono più di casa. Mamma, e poi? Beh, e poi il resto è scritto sui libri. E la sa la parte che ti piace di più allora. Quella catastrofica. Un giorno cominciò a piovere e piove, non smise più. Le città erano a mollo. Poi a un certo punto il polo si squagliò e il livello del mare si alzò e dall'oceano venne sputata sulla riva una medusina. E la medusina però faceva dei gesti strani, incomprensibili agli umani. O cosa vorrà dirci questa creaturina inferiore? Dissero gli umani. E poi arrivò un piccoletto come te che disse: vuole dirci che sta arrivando l'ondona, l'ondona, l'ondona. E che cos'è l'ondona? È dal mare, gonfio di petrolio e di acqua, arrivò un'onda anomala alta 800 metri. E tutte le televisioni si collegarono in diretta e il meteorologo disse: no, è tutto nella norma. Trasmissione seguitissima. Non ci fu dibattito dopo, però. Rimasero solo dei rottami galleggianti e rimanemmo solo noi. E grazie a noi la vita sulla terra continuò. Oh mamma, come sono fortunato ad essere nato topo. Sì, amore mio, a noi topi è andata benissimo. Senti, piuttosto, hai studiato la lezione per domani? Allora, vediamo un po'. Sì, dunque, nella storia della evoluzione dei topi ci sono tre grandi periodi. Sapresti dirmi quali sono? Mamma, sì. C'è il periodo di Neanderthal, il periodo di Simmental e, mamma, quello che mi piace di più, il periodo di Emmental. Bravo, amore mio. Buonanotte.